Assemblea di Confindustria oggi pomeriggio all'Hotel Royal di Sanremo, con tema principale la capacità di attrarre investimenti stranieri del Ponente Ligure, vista come opportunità da cogliere per dare una prospettiva di crescita al territorio. Padrona di casa, ovviamente, il presidente di Confindustria Imperia, Barbara Merio, alla quale abbiamo chiesto se effettivamente servono investimenti stranieri oppure, perché no, quelli italiani. Ci sono anche gli italiani, ma è bello sapere che degli investitori stranieri abbiano scelto il nostro territorio. Proprio per questo li abbiamo invitati, per conoscere le loro analisi che hanno fatto, le potenzialità che hanno visto nel nostro territorio, ma sapere anche i numeri delle ricadute che avremo benefiche sul nostro territorio. E avremo anche una macro visione economica grazie al professor Cottarelli che abbiamo invitato. Tra l'altro in provincia di Imperia abbiamo già degli investitori proprio nel campo nautico, ad esempio a Ventimiglia con Cala del Forte e adesso a Porto Sole con il gruppo Reuben. Sì, diciamo che la nautica è vista in modo positivo per partire con uno sviluppo che poi può proseguire nell'immobiliare, che può toccare tutta la città. Effettivamente si parla di rigenerazione urbana che parte dal porto e va all'interno della nostra città con altre azioni. Carlo Cottarelli, l'Assemblea di Confindustria l'hanno chiamata per parlare di investitori stranieri in Italia. C'è proprio bisogno di investimenti dall'estero? C'è bisogno di investimenti, che poi siano domestici o dall'estero, non è che faccia un'enorme differenza. Abbiamo bisogno anche di investimenti domestici. In generale, quello che scoraggia molto gli investitori esteri sono tre cose sulla base dei sondaggi degli investitori stessi. Uno è il livello della tassazione, che è ancora abbastanza pesante in Italia. Secondo è la burocrazia, che rimane un problema. E terzo è la lentezza della giustizia, cui dovrebbe pensarci il PNRR. Ci sono tante riforme per rendere la giustizia civile, soprattutto la giustizia commerciale, più rapida. Però la strada è ancora tanta da fare. Sulla base degli impegni del PNRR noi dobbiamo ridurre del 40% la lunghezza dei processi civili entro il 2026, speriamo di farcela. La guerra in Ucraina ha di fatto bloccato quelle che sono le entrate dalla Russia, che soprattutto in questa provincia erano davvero molto importanti in campo immobiliare e in campo nautico. Sì, a livello nazionale non è un enorme problema, perché anche se guardiamo le esportazioni italiane verso la Russia erano l'1,5% del totale delle nostre esportazioni. Rispetto a certe aree, anche ha parlato di immobiliare, questo è un particolare problema per quest'area, altre le esportazioni, per esempio le Marche, esportavano molto in Russia, però in generale rispetto al totale dell'economia italiana non è un problema enorme. E invece gli investimenti italiani da chi ci se li aspetta? Investimenti italiani, ma non è che io mi aspetto gli investimenti italiani, ovviamente sono imprese che devono farle. La sfida è creare condizioni per cui gli imprenditori possano investire più facilmente in Italia. Le cose che ho detto prima che riguardano gli imprenditori esteri, le imprese estere, valgono anche per gli imprenditori italiani. Poi, quando ci sono le condizioni, mi aspetto che gli imprenditori facciano quello che tendono a fare, cioè investire per crescere. Il problema dell'aumento dei tassi di interesse di questi ultimi mesi può creare ulteriori problemi in futuro? Secondo me a questi livelli no, perché i tassi di interesse sono alti rispetto al passato, in cui ci eravamo abituati erroneamente a tassi di interesse zero. Confrontati col tasso di inflazione non sono particolarmente alti. Siccome se uno prende a prestito oggi 100 euro e li restituisce fra un anno, i 100 euro che restituisce fra un anno non valgono meno di quelle istituite oggi, bisogna fare la differenza tra il tasso di interesse e il tasso di inflazione atteso per il prossimo anno. Se lo si fa, si vede che i tassi di interesse reali, cioè al netto dell'inflazione, sono vicino allo zero, non sono particolarmente alti. Il problema c'è per chi si era indebitato a tassi bassi, tassi variabili, che però erano variabili, e quindi si aspettava che i tassi rimanessero bassi
per sempre, ma quella è un'aspettativa irrealistica. Anche il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi, all'assemblea di Confindustria per parlare del futuro dell'economia. Direi che era doveroso, molto interessante, molto contento di partecipare all'assemblea annuale di Confindustria della provincia di Imperia, che ha messo in campo risorse intellettuali di altissimo profilo e di grande prestigio. Il comparto industriale nel nostro territorio, nella nostra provincia, è significativo, è riuscito a diversificarsi nel tempo, no? Trasformandosi in correlazione con la realtà economica, e quindi sono, come dire, ansioso di conoscere le analisi e soprattutto la visione futura. Si parla di investimenti stranieri in Italia, la nostra provincia è appetibile per gli investitori stranieri? Ma assolutamente sì, posso citare come esempio quello che è successo a Ventimiglia, no? Con il porto, col nuovo porto, con società monegasche. So che vi sono altri contatti in altre situazioni geografiche della provincia di Imperia. Ma non solo, noi abbiamo, credo, degli spazi estremamente importanti e significativi nell'estremo ponente che possono essere decisamente appetibili. Sta alle istituzioni, agli enti pubblici essere veloci, performanti, in modo da dare risposte nei tempi dovuti affinché le possibilità di investimento non siano vanificate dalle lentezze burocratiche. Un appuntamento con l'Assemblea di Confindustria per parlare di dati economici riguardanti soprattutto gli investimenti dall'estero verso l'Italia. Ecco, la nostra provincia è realmente appetibile per gli investitori esteri? Assolutamente sì, almeno a quanto sembra dai dati, a quanto sembra dagli sviluppi degli ultimi anni e a quanto sembra anche dalla nostra assemblea. Infatti abbiamo invitato due grossi gruppi di investimento stranieri che hanno voluto investire nella nostra provincia in grandi importanti progetti, sia sul territorio di Ventimiglia che sul territorio di Sanremo. Investimenti diretti per quasi 300 milioni di euro che hanno un moltiplicatore di quasi 3,5, quindi parliamo di un ritorno sul territorio di quasi 1 miliardo di euro. Cifre veramente, veramente importanti che possono cambiare anche l'economia del nostro territorio negli anni a venire. È importante quindi che come Confindustria diamo loro la sicurezza, creiamo le condizioni per poter investire nel nostro territorio, avere i rapporti ovviamente con tutto quello che è la burocrazia e la parte amministrativa per quanto riguarda i permessi, e avere poi contatti con gli altri imprenditori del territorio molto importanti per creare quel substrato di crescita e di sviluppo economico che è fondamentale per il futuro della nostra provincia d'Imperia. Anche la regione è presente all'assemblea di Confindustria con l'assessore Marco Scaiola, che ha analizzato così l'appuntamento. Ma è sempre un appuntamento importante, faccio appunto i complimenti alla Barbara Merio, a Paolo Della Pietra per aver organizzato questa bellissima iniziativa di confronto e di approfondimento anche con interventi certamente autorevoli. Io porto il contributo che può portare Regione Liguria a un dibattito, un confronto di questa natura, una serie di numeri che ancora ieri sono stati confermati a Rapallo dal Forum Ambrosetti, numeri che vedono il nostro territorio in crescita, in grande, grande crescita, più della media nazionale. Pensiamo solamente che nell'edilizia noi possiamo contare una crescita che supera l'8,5% con 2.000 posti di lavoro all'anno dal 2023 al 2026. La formazione professionale vede coinvolti più dell'11% dei nostri giovani contro una media nazionale del 9%. Quindi sono anche tanti gli investimenti, il PNRR che è un argomento molto attuale, siamo in costante confronto con il ministro Fitto, che ringraziamo della disponibilità, perché vogliamo altre risorse oltre a quelle già destinate alla Liguria, che stiamo investendo rispettando i tempi. Vorremmo ulteriori risorse perché il territorio cresce, l'economia cresce, ma abbiamo bisogno di intervenire e di migliorare anche in alcuni aspetti. Quindi un ragionamento ottimistico che ci fa guardare con positività al futuro, ma ci fa anche riflettere che su
su questo presente noi dobbiamo continuare ad investire assolutamente con ancora più determinazione, e qui il Ponente è sicuramente un punto importante per la Liguria, perché il Ponente è il cuore del turismo, anche grazie alla vicina Francia, anche grazie agli investimenti che abbiamo fatto sulle ciclovie tirreniche, ma soprattutto è una zona che ha una storia con la Riviera dei Fiori che è importante in tutto il mondo. Quindi un momento di confronto, un momento importante, continuiamo a lavorare insieme su questa strada.